Disparità sempre maggiori fra gli italiani a causa della recente crisi economica. Secondo l'OCSE, infatti, la forbice fra poveri e ricchi nel bel paese si è ulteriormente allargata negli ultimi anni. Se i benestanti hanno perso solo l'1% del reddito fra il 2007 e il 2011, gli ultimi, quelli in fondo alla scala sociale, hanno perso 4 volte tanto. Il risultato è un aumento della concentrazione della ricchezza in poche mani, fenomeno già chiaramente messo in luce dall'economista francese Piketty nel suo bestseller Il Capitale nel XXI secolo, con il 5% più facoltoso che è in possesso di quasi un terzo della ricchezza nazionale, mentre il quinto della popolazione italiana più bisognoso possiede appena lo 0,4% del patrimonio. Veniamo al capitolo lavoro. Riferendosi agli anni compresi tra il 2008 e il 2013, l'OCSE riscontra che era molto difficile per un precario ottenere un contratto a tempo indeterminato, questione che tenta di risolvere proprio il Jobs Act, varato 2 mesi fa. Infine, le finanze private. L'Organizzazione Economica di Parigi rileva che le famiglie italiane sono le meno indebitate fra quelle dei paesi più ricchi. Una nota positiva, che però non può essere disgiunta dalla considerazione dell'enorme debito pubblico, di cui l'Italia purtroppo detiene il record negativo in Europa.